Ciao a tutti, eccomi di nuovo qua con un video recensioni AliExpress. Scusate lo stato a dir poco pietoso, forse oggi più delle altre volte, però mi sono addormentata alle 5 di mattina per questioni personali che non starò qui a discutere perché non ve ne può fregare di meno e sinceramente non mi può fregare di meno a me di esporle. E niente, vi vado a mostrare appunto come vi dicevo le ultime cosine che mi sono arrivate da AliExpress che aspettavo, che continuo ad aspettare, che non arrivano mai. Oltretutto, l'altro giorno mentre ero dietro a allenarmi con le mie unghiette, arriva la cozza e inizia a fischiare perché io ho iniziato il video, quindi lei inizia a fischiare. Mi sono ricordata mentre facevo della nail art che avevo ordinato del gel 3D o detta anche plastilina per fare la nail art sulle unghie bella cicciosa da AliExpress, che mi è arrivata anche però nel casino di tutto questo cantiere aperto che c'ho in casa, non riesco più a trovare, quindi non sono riuscita a recensirla. Adesso io mi auguro che una volta che sarò riuscita a sistemare tutto il porcaio che c'ho in casa, penso che finirò a dicembre, di trovarle, così ve le andrò a mostrare perché ne avevo ordinate un bel po', tipo 24 mi pare, praticamente tutti i colori. Adesso che sto facendo il corso di ricostruzione, sarei contenta di testarle e non so più dove pippa l'ho messe. Vabbè, svampita, casa sottosopra, prima o poi salteranno fuori come si suol dire, la casa nasconde ma non ruba. Comunque, bando alle ciance, c'ho tre cosine in croce, veloci veloci. AliExpress creativo. Allora, la prima cosa è questo pacchetto, pacchettozzo che è andato rotto. Questo pacchettozzo di cerchietti in metallo, perché come avete già visto io mi diverto a farli in raso, però i miei erano di plastica e devo dire che sono ho paura che si spezzino perché comunque la plastica non ha non ha tutta sta resistenza. Allora ho preso questi qua di metallo. Ce n'è. Adesso ve lo dico, 3, farò un video un po' più lungo così qualcuno sarà contento che mi dice sempre che faccio i video troppo corti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una ventina, voilà, resto fatti i conti. Ce n'è una ventina e li ho pagati intorno ai 6 euro, credo, ma comunque come al solito, se è ancora disponibile tutto vi metto i link giù sotto nelle info. Poi ho fatto un acquisto che aspettavo da un po', per quando riuscirò a fare lo studio nails per le mie ricostruzioni. Ho già fatto le divise, ho preso le vecchie divise di quando facevo l'assistente per anziani, le ho tinte di viola e le ho riciclate. Insomma, quando non ci stanno i big money, ognuno si arrangia come può. Comunque, bando alle ciance, sono di buon umore perché nonostante le beghe che ho avuto stanotte, quando ho visto arrivare sta cosa mi sono emozionata come i bambini all'asilo. Comunque, ho preso due fodere per il divano, me ne devono arrivare altre due, per i cuscini del divano, e le ho trovate fighissime, le trovo molto, non so come dirvi, mi piacciono un botto. Ed è Biancaneve versione tattoo ed è fatto benissimo, guardate, è cotone spessissimo, sono veramente belle. Poi aspettate che vi faccio vedere bene. Farò un video un po' più lungo, ma chi se ne, così accontento qualcuno. Cernierina, tac, butti dentro il cuscino. Porca paletta, non c'ho i cuscini di sta misura, quindi toccherà comprare i cuscini. Ogni tanto bisognerebbe guardare di avere anche i cuscini. No, più che altro ne avevo, i cani me li hanno pisciati, non si dovrebbe dire, ma io lo dico. E quindi non sono stata a lavarli, li ho buttati, li avevo pagati tipo 2 euro l'uno, quindi non è che, voglio dire, morivo di fame. E poi, tanto per quanto tu li lavi con aceto, con quello che vuoi, l'odore resta, o quantomeno resta per loro, e quindi me li piscerebbero di nuovo perché c'ho dei cani fettenti. Comunque, andiamo avanti. E l'altro è Alice, sempre versione tattoo. Bellissimo. Questo qua mi ha fatto pensare ad Alessandra. Vabbè, lei è rasata. Però bionda tatuata e ho pensato a lei e mi ha fatto sorridere la cosa e
poi lo trovavo carino e l'ho comprato. Mentre questo ha fatto pensare a me, perché io essendo scura di capelli e avendo qualche tatuaggino, e comunque trucco rosso e liner nero è tipico dello stile vintage pinapposo che piace a me, e quindi tra virgolette mi sono rivista molto in questa Biancaneve. Poi mi piaceva anche Alice e per un attimo ho avuto il pensiero, ho detto: "Tò, guarda l'Alessandra con i capelli lunghi". Quindi, cara Ale, ti penso anche quando mi compri i cuscini. Sono troppo un amore. Vabbè, adesso sto sparando puttanate. Comunque, questo era quanto. Purtroppo c'è solo queste due cosine qua. Le altre, boh, sto mettendo le radici aspettando che arrivino, perché è da mo' che le aspetto. Ma d'altronde si sa benissimo come funziona AliExpress. E quindi, che ci volete fare? Bisogna avere pazienza. Però il cotone è molto bello. Mi piacciono un sacco. Ho preso altre due federe, una con scritto YouTube, era carinissima, fa un po' big, fa un po' faigo. E l'altra scritto pink, l'ho trovato nero con la scritta pink, fucsia, e quindi ho detto: è il mio cuscino, prima o poi arriveranno, non so quando, li sto aspettando, bramo, anche perché ho preso il copritivano sempre viola per fare il mio studio, che sarà nelle tinte del verde acido glitterato, mentre il resto, i gadget, saranno viola. Mi piaceva molto questo contrasto, però adesso devo aspettare. Adesso devo anche comprare quattro cuscini perché c'è una testa di beep. Comunque, questo era quanto. Vi auguro una buona giornata. Oggi sono euforica, eppure non ho dormito niente. Non so, forse mi sono drogata e non ve l'ho detto. Buona giornata a tutti. E un bacione, ciao!